Ciao a tutti, oggi parliamo non solo del busto del Figurama di Mazinga Z che mi è arrivato da ormai diverse settimane, ma anche di un problemino di dogane. Allora, prima di inoltrarmi, diciamo, nell'argomento socio-economico-politico, lo definirei così, di oggi, volevo parlarvi di questo fantastico busto realizzato da Figurama Collectors, che è questo brand cinese, ovviamente, che sta realizzando da diverso tempo una serie di statue, busti, action figure di altissima qualità, va detto, molto molto interessanti. E un anno e mezzo fa circa annunciarono l'uscita di tre busti dedicati a tre dei robottoni famosi di Gonagai, che sono appunto il Mazinga Z, il Goldrake già uscito e il Getta Robot. E il Mazinga Z mi piaceva in particolar modo, ho detto beh, facciamocelo, perché comunque il costo non era, diciamo, proibitivo, più o meno veniva quanto una doll dell' Hot Toys per intenderci, quindi stiamo intorno ai 350 euro e qualcosina di più probabilmente tra dogana e quant'altro, e le dogane tra l'altro sono proprio l'argomento caldo di oggi, e quindi niente, ho deciso di farmi questo busto, non tutti e tre perché non avrei avuto neanche lo spazio di farlo, dato che ho una bella mensola tutta dedicata ai robottoni di Gonagai, ho detto beh, questo busto potrebbe effettivamente farne parte. In realtà adesso sta messo da un'altra parte perché quella mensola è stata riempita nel frattempo di altre cose. Ma insomma, mi è arrivato questo busto diverse settimane fa, sono stato molto felice di riceverlo, anche perché è facilissimo da montare, le poche parti assemblabili sono tutte magnetiche, quindi si assemblano tutte con grande facilità, come vedete, e niente, è effettivamente pazzesco, è un busto fatto con altissima qualità, tutto in questo materiale diecast particolareggiato che sa veramente di metallo, veramente veramente pesante, quindi diciamo anche la sensazione al tatto è di una solidità molto molto efficace, molto molto figa. Certo, poi da collezionista forse avrei preferito anche delle braccia, però poi non diventava più un busto effettivamente, qua mi manca un po' avere delle braccia, però tutti e tre i busti sono così. È un'edizione, dicevo, limitata, limitatissima, ce ne sono infatti, non mi ricordo quanti pezzi, credo circa potrei dire una cavolata, 300 in tutto il mondo, correggermi se sbaglio, adesso non ricordo perché stava scritto sulla scatola. Gli viene dato anche questa cartolina diciamo in più nel pacco, ed è praticamente una stampa, una graphic art che ha solamente appunto chi ha questo busto, e ma interessante. A me tra l'altro mi è arrivata in una spedizione successiva perché c'è stato appunto un problema di spedizione, nel senso ci hanno proprio dimenticati di mettermela, non che chissà avessi quali problemi. Però qua veniamo al problema del giorno. Non so se voi sapete, parlo a voi collezionisti, che nell'ultimo anno ci sono stati parecchi problemi per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni da tutto il mondo, in particolare da Cina e da Sud America. Questo perché diciamo, tra i conflitti mondiali, problemi di maltempo e diciamo situazioni economiche di cui non entro nel merito, presenti appunto in diversi punti del mondo, i famosi shop point, che per chi non lo sapesse sono i punti di snodo dislocati in diverse parti del mondo dove transitano le navi, parliamo chiaramente di problemi per importazioni via mare, questi shop point, così si chiamano in gergo tecnico, praticamente sono stati chiusi, parliamo del canale di Panama, il canale di Suez, cioè tutti quei punti dove le navi merci passano da un paese per trasportare merci appunto da un paese all'altro, tendenzialmente dalla Cina verso il resto del mondo o dal Sud America, America verso l'Europa. Ce ne sono tanti altri, credo che siano in tutto una trentina in tutto il mondo, insomma diversi di questi punti hanno avuto problemi, blocchi, ripeto,
navali per diversi mesi che hanno ritardato di tanto le spedizioni. E infatti devo dire che io, per quanto riguarda questo busto di Mazinga Z, sono stato proprio una vittima, diciamo, di questo problema delle spedizioni internazionali. Cioè questo busto in realtà mi è arrivato molto più in ritardo di quando sarebbe dovuto uscire. Doveva uscire intorno a settembre dell'anno scorso e mi è arrivato praticamente a marzo. Tra l'altro pensavo, dico onestamente, che questo brand, che ancora io non conoscevo bene, non ci avevo mai comprato direttamente, mi stesse fregando, anche perché ha un sito in cinese che non funziona propriamente benissimo. No, in realtà il sito è anche in inglese, però insomma non funzionava benissimo, quindi la comunicazione non era propriamente il massimo. Ogni volta che scrivevo mi scrivevano sempre risposte di attendere, perché c'erano stati dei problemi alla dogana. E insomma, alla fine, con tanto ritardo, devo dire, mi è arrivato. Ovviamente avevo pagato tutto in maniera ipersicura con PayPal, avevo tutto il tempo di richiedere un rimborso, però sapete, la procedura è sempre comunque snervante, è sempre molto lunga, quindi avrei voluto sinceramente evitare di attivare operazioni tramite PayPal. Insomma, tutto è finito bene, però c'è questo problema delle dogane, un problema che tra l'altro persiste tuttora. Quindi se comprate direttamente da esportatori di altri paesi, parlo per lo più della Cina, che è, diciamo, il grosso per noi collezionisti di action figure eccetera, è il grosso paese produttore, no? O anche magari da chi per esempio compra da Iron Studios, ecco, sappiate che ci sono numerosi ritardi. Purtroppo adesso anche il conflitto israelo-palestinese, nonché anche quello russo con l'Ucraina, anche se diciamo non interessano questi shock point, in qualche modo però incidono a livello politico ed economico nei paesi limitrofi, e quindi anche le importazioni che transitano attraverso questi shock point per questi conflitti devono in qualche modo rallentare tutto il flusso lavorativo. E ragazzi, credetemi che c'è Geopop, il canale Geopop ne ha parlato in un loro video qualche mese fa, veramente molto interessante, vi consiglio di recuperarlo. È una situazione veramente veramente drammatica, che potrebbe tra l'altro anche peggiorare se questi conflitti continuano e appunto si intensificano. Non solo, ma come dicevo prima, anche le condizioni meteorologiche stanno creando diversi problemi, perché ovviamente tempeste sempre più intense in aree dove normalmente il clima è abbastanza mite stanno chiaramente creando numerosi disagi. Tocca avere pazienza, bisogna puntare il dito contro qualcuno? Beh sì, contro l'uomo, direi io, che non smette mai di diciamo crearsi dei problemi che potrebbe non avere. Però per noi collezionisti, venendo molto più diciamo alla superficie di questo problema, che ha radici ben più profonde che non insomma far arrivare un giocattolo, un busto, quello che sia, un action figure a noi collezionisti, ecco, a livello alla superficie questo crea per noi grossi ritardi, per cui non spazientitevi se potreste avere dei ritardi. Si è staccata una elica nelle vostre spedizioni, succede. Considerate che con l'Iron Studios, quindi con una spedizione che ho comprato direttamente, un action figure che ho comprato direttamente dal Brasile, perché l'Iron Studios è brasiliana, io sto ancora aspettando per esempio le statue dell'Iron Studios di Stranger Things, quella di 13, di 11 e di Vecna, che sono bellissime, dovevano arrivare mesi fa, ancora non sono arrivate, e ci sono stati ritardi enormi anche per quanto riguarda tutte le statue del Signore degli Anelli, che poi di cui poi vi parlerò, perché sono arrivate adesso le ultime, insomma, poi ne parliamo in un altro video. Insomma, un po' di ritardi, tocca avere pazienza. Questa statua è meravigliosa, questo busto anzi è meraviglioso. Se avete domande su questo busto o anche sulla situazione di spedizioni, non esitate sempre a scrivermi nei commenti. Poi seguitemi nella pagina Instagram, non sono stato molto attivo nell'ultimo periodo dovuto a mille cose che ho da fare, ma di tanto in tanto riciccio fuori, quindi se volete seguirmi, insomma, seguitemi. Ogni volta posto chiaramente unboxing di ciò che mi arriva su Instagram, e poi ovviamente c'è tutta la parte dedicata ai film, faccio le recensioni anche in collaborazione con Banco, le avete viste sicuramente ultimamente per chi mi segue. Insomma, se volete seguirmi, mi supportate, va bene? Ciao!